Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video. In questo video vedremo le 5 migliori cinecamere sotto i 1000 euro. Ragazzi, parto col dire che effettivamente le videocamere o le macchine che fanno appunto cinema, tra virgolette, sono molto costose. Quindi in questo video ho deciso di raccogliervi, secondo me, secondo il mio parere, le 5 migliori appunto cinecamere sotto i 1000 euro, che è appunto la soglia delle persone che appunto iniziano o che comunque hanno un poco budget effettivamente. La prima, che onestamente è la mia preferita, quella che andrò a comprare tra poco, è la Blackmagic Ursa Mini 4K. Per quanto mi riguarda, questa macchina è molto bella. Adesso cominciamo a parlare un po' della macchina, perché effettivamente mi arriverà tra poco e sicuramente ci farò una recensione sul canale, perché per quanto mi riguarda la migliore appunto cinecamera sotto i 1000 euro, ma questa è un'altra storia. Ok ragazzi, la prima cosa che bisogna sapere di questa camera è che può registrare fino a un 4K a 60 fps in ProRes oppure in Blackmagic RAW, quindi in B-RAW, appunto fino a 12 bit di gamma dinamica e 12 stop di gamma dinamica, e quindi riusciamo appunto ad avere un file molto malleabile per quanto riguarda alte luci e basse luci. Il punto forte secondo me di questa videocamera o di questa cinepresa è appunto che costa poco, quindi abbiamo un corpo e che abbiamo molti pulsanti in funzione. Non è come ovviamente il modello Ursa Mini Pro 4K o la Ursa, per dire, la Blackmagic 4.6K G2, quindi seconda generazione, ma abbiamo comunque molti pulsanti e abbiamo il pulsante appunto di registrazione e vari altri pulsanti che possiamo personalizzare secondo le nostre preferenze. Un altro secondo me pregio di questa macchina è che è molto grossa. Ovviamente dipende da che tipo di filmmaker siete, ma questa macchina comunque è molto, cioè è grossa rispetto a una mirrorless normale e ragazzi, per alcuni può essere un difetto, ma per quanto mi riguarda e per anche quando mi riguarda le persone che lavorano con me in studio, appunto preferiamo delle macchine più grosse, perché ai clienti soprattutto fa più scena, tra grandi virgolette, e questa camera appunto, la Ursa Mini 4K, ha comunque dei file molto buoni per quanto riguarda appunto il suo prezzo e compete comunque con camere come la 7S3, come la FX3, come appunto file dell'immagine. Ovviamente ragazzi, un grande difetto di questa macchina sono gli ISO. Infatti è veramente, da quel punto di vista lì, veramente forse la peggiore di questa compilation, infatti, di questo appunto video, perché questa macchina non si spinge oltre gli 800 ISO con un file pulito. La macchina in teoria arriverebbe fino ai 1600 ISO come massima della macchina, ed è molto, già molto poco 1600 ISO. Con la mia Sony a 6300, che è quella che sta registrando in questo video, posso arrivare tranquillamente fino a un 4000 ISO, comunque anche 5000 tranquillamente, senza avere un file con tanto rumore. Ovviamente ragazzi, abbiamo l'attacco Canon EF, quindi possiamo montare tutte le nostre ottiche che utilizziamo con le altre macchine. Ovviamente possiamo anche comprare un adattatore per farlo diventare full frame, il Metabones, che potete comprare anche per Canon, ma quella macchina lì, essendo EF, appunto mi permette di realizzare, avere una field of view, quindi un campo visivo appunto full frame tramite un adattatore che potete comprare a parte. Per questa camera ragazzi bisogna comprare delle cose di questo tipo qua. Queste sono delle memorie che sono un po' più grandi delle memorie normali, si chiamano appunto CFast e vi permettono appunto di registrare nei formati più pesanti che questa macchina può appunto registrare. Ovviamente queste sono, le ho comprate anche più potenti di quello che dovrei appunto utilizzare su questa macchina, ma essendo memorie che costano circa 300 euro l'una, quindi sono molto costose, vorrei utilizzarle anche con altre macchine in futuro, e quindi me le sono comprate adesso, in modo tale che se in futuro dovessi acquistare ad esempio una 12K della Blackmagic oppure una 4.6K G2, potrei utilizzarle comunque senza dover cambiare di nuovo le memorie, e perché con questa macchina il bitrate massimo che possiamo appunto registrare è fino a 250 mega al secondo, che appunto 4K a 60 fps in appunto ProRes. Quindi ragazzi, appunto un altro difetto per quanto mi riguarda sono le schedine SD, perché costano davvero tanto. Ovviamente si può registrare con un trick che costa circa 100 euro con una piccola crocchetto, ovviamente di registrare su SSD esterni, ma potete anche registrare ovviamente con schermi esterni. Ricordatevi ragazzi che questa macchina non ha l'HDMI ma l'SDI, che è appunto un connettore più professionale rispetto all'HDMI normale, classico, e appunto dovete comprare un adattatore che Blackmagic comunque produce, per quanto riguarda la quella marca lì, produce per dei monitor che sono magari HDMI e volete connetterli comunque a questa camera.
parlando appunto di monitor, non possiamo non dire che questo monitor è grande come il mio iPhone, ossia un 5 pollici, in realtà è un filo più grande del mio iPhone, e un 5 pollici è un Full HD, quindi praticamente una risoluzione di un iPhone come il mio, che è un SE, e appunto è molto buono perché si può girare fino a così, non si può girare completamente, quindi non potete fare dei vlog appunto con questa camera, ma non è una macchina sicuramente pensata per fare video su YouTube, anche se io la uso, ma sono dettagli, perché comunque ragazzi a me non serve onestamente per fare video su YouTube, ma ho dovuto vendere appunto questa, che è la Sony 6300, per comprarmi appunto questa Blackmagic, perché comunque ho trovato un'offerta all'epoca appunto a circa 1000 euro spaccati, quindi ho risparmiato circa 300-400 euro rispetto ad altri annunci, avendo comunque altre due, appunto due batterie V-mount. Io le memorie le avevo già acquistate in precedenza perché comunque sapevo che mi potevano servire, e quindi ho voluto appunto acquistare prima le memorie per appunto ricordarmi che questa macchina, appunto ho voluto acquistare queste memorie prima perché sono molto potenti e mi permettono di utilizzarle anche con macchine più prestanti, come può essere una Red tranquillamente, oppure una Harry, no, perché bisogna avere un tipo di queste memorie specifiche, ma io queste memorie potrei utilizzare anche tranquillamente con una Red, ad esempio la Komodo, oppure una Red One, perché comunque hanno fino a 520 mega al secondo, quindi potrei utilizzarle anche su macchine più prestanti rispetto alla Blackmagic. La seconda camera, sempre in ambito Blackmagic, è circa la stretta concorrente di questa macchina, ovviamente parliamo di sotto i 1000 euro, è appunto la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Per quanto mi riguarda, io non la preferisco rispetto alla Ursa per un semplice motivo, perché la Ursa è più personalizzabile e, essendo una macchina più grande, abbiamo la possibilità di montare più cose sopra, quindi con più vidi, che sono già comunque incluse all'interno del telaio della nostra camera, ma appunto per quanto mi riguarda io ho scelto la Ursa Mini perché comunque ha un sensore Super 35 appunto APS-C, mentre ragazzi la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K ha un sensore micro 4 terzi, quindi dovrete adattare tutte le vostre ottiche se le avete appunto con Canon F. Io questo è il motivo per il quale ho scelto la Ursa Mini 4K, perché comunque è un pochino più vecchia, però di performance è molto meglio, non di ISO, ma parlo di appunto risoluzione dell'immagine e di gestione del file, secondo me è molto meglio. E per quanto mi riguarda la Ursa vince tra questa confrontata queste due camere, perché è molto più bella esteticamente, il monitor si può girare, quindi potete utilizzarlo come una vera camera, non come la Blackmagic 4K e la 6K che hanno un monitor fisso, e che per quanto mi riguarda è veramente la cosa peggiore di quelle due camere. Però ragazzi, ovviamente dipende da quello che dovete fare voi, quindi se dovete fare dei video musicali, anche la 6K, anche la 4K potrebbe andare bene, o ovviamente se dovete fare lavori nel quale vi è richiesto una certa velocità, io per quanto mi riguarda sceglierei la Ursa Mini, ma non perché è una macchina più grossa, quindi comunque per quanto mi riguarda anche la Pocket 4K è un'ottima alternativa, soprattutto perché se appunto dovete fare lavori in bassa luce, la 4K è molto meglio della Ursa Mini. Dovrebbe essere il contrario, lo so, perché comunque la 4K, la Pocket ha un sensore più piccolo della Ursa, ma la Pocket ha una resistenza ISO maggiore, quindi riesce a avere un file anche sopra i 2-3000 ISO tranquillamente, utilizza la via. La terza, che sarebbe in realtà, ne sarebbero due, che è la Canon C100. Io ragazzi, in questo appunto video vi ho messo la Canon C100 Mark 1, volendo che costa circa sui 500-600 euro. Ma appunto il modello 2, che appunto cambia un pochino di cose, quindi riesce a fare un Full HD a 60, riesce appunto a avere un pochino un file migliore, avere lo schermino flippabile verso l'esterno, un po' più di pulsanti, io e anche un mirino soprattutto utilizzabile, non come la 1 perché è veramente inutilizzabile, vi ho messo entrambe le macchine nello stesso terzo punto, perché effettivamente sono la stessa macchina con un piccolo upgrade che però vi pagare la macchina da 500 a circa 1000 euro, quindi in questo video appunto potete comprare sia la 2 che la 1 se siete appunto interessati. Onestamente di file non cambia tanto perché il principio è lo stesso, quindi lui va da un sensore 4K a un file Full HD, perché con la macchina digita al massimo Full HD, ma il file Full HD è praticamente un 4K, se non un 4K, perché effettivamente è nitidissimo ed è appunto downscalato, quindi è stato
rimappato il sensore 4K per farlo diventare un file Full HD, ma con una risoluzione incredibile. E ovviamente con quella macchina dovete utilizzare delle schedine normalissime, quindi come possono essere queste micro queste SD che uso anche per la Sony A6300, che sono queste normali SD qua. E quella macchina, la figata di quella macchina lì è che registra a bassissimi bitrate, quindi vi permette di utilizzare una schedina ad esempio da 64 giga per registrare ore e ore e ore di filmato senza stop. Una cosa fighissima di questa macchina è che appunto ha il DND integrati, circa fino a 6 DND, quindi potete colorare da 2, 4, 6, ovviamente anche 0 perché è neutro, e poi potete inoltre andare a altissimi ISO senza perdere appunto risoluzione dell'immagine e senza sgranare un filino, fino circa a 15-20.000 ISO, e quella macchina per quanto mi riguarda è ottima appunto su bassi, su appunto alte ISO, e per quanto mi riguarda in questa compilation è la numero 2 dopo appunto la Blackmagic Ursa Mini 4K. Confronto tra le due, onestamente io scelgo la 4K, appunto la Blackmagic, perché per una motivazione di appunto che può registrare file 4K60, perché lo so benissimo che la Mark II della C100 registra file Full HD a 60 e sono praticamente lì col 4K, però io preferisco il corpo onestamente della Blackmagic perché ha appunto la maniglia un po' migliore rispetto appunto a quella che è la Canon C100. E comunque ragazzi, io per il mio workflow preferisco la Blackmagic, perché comunque anche con la color correction riesco ad avere le file più lavorabili rispetto a un Canon 8-bit che appunto è la C100. Ma comunque ragazzi, se dovete fare video su YouTube, anche cose molto leggere, secondo me la Canon C100 può essere un'ottima alternativa, anche la Mark 1 tranquillamente. Ovviamente se volete lo schermino flippabile, andate sulla Mark 2 perché quella è la macchina con lo schermino flippabile, che appunto si gira all'esterno come le camere normalissime. Ma onestamente io vi consiglio la Mark 1 perché risparmiate tantissimi soldi, quindi risparmiate circa 500-600 euro, e per quanto mi riguarda è praticamente uguale di file, ovviamente cambiano un pochino le specifiche tecniche, quindi di Full HD da 30-60, però onestamente per 500 euro in più io non ve la posso, cioè se dovete comprare una camera nuova, dovete comprare una camera per cambiare la vostra, prendete la Mark 2 perché magari il Full HD a 60 può tornare utile in qualche situazione. Però onestamente se dovete fare cose molto easy come YouTube, come streaming Twitch, come robe broadcast, podcast, roba del genere, io vi consiglio la Canon C100 normale, la Mark 1, perché secondo me è molto buona e un'ottima alternativa a camere broadcast come quella della Blackmagic. In questa appunto video non è incluso, ma potrei includere in un prossimo video. Quarta appunto camera, io non l'ho mai provata, ammetto, onestamente lo dico, la Canon R. Per quanto mi riguarda non è una camera cinema, come sarà appunto anche qui la quinta macchina di questa, di questo punto video, ma per quanto mi riguarda se la rigate bene e se comunque avete un po' di riguardo su quella macchina potete avere dei file molto buoni, molto lavorabili, e ovviamente è un 420 8-bit, però ci potete anche fare della bella roba. L'unico problema di quella macchina lì è che appunto, problema tra virgolette, è che appunto l'attacco RF, quindi le vostre ottiche dovete adattarle da un Canon EF a RF, il raccolto di costi circa 300-400 euro, quindi sono una spesa aggiuntiva se prendete l'originale con l'autofocus e tutto, se no se prendete una Sigma oppure una marca senza autofocus spendete sui 100, tipo 50 euro, 150 euro più o meno, quindi state un po' attenti se prendete questa macchina. Per me è un'ottima macchina, però per il mio workflow, quindi per video musicali, per documentaristica e per video su YouTube, che vabbè non li uso più, cioè non faccio di tanto, però comunque può tornare utile, io la Canon R la sconsiglio per il mio tipo di workflow, quindi chi fa lavori molto, cioè io passo in realtà da un video musicale che è un lavoro molto veloce, che però è planato prima, quindi abbiamo prima una pre-produzione, al documentario che anche quello lavoro molto veloce, sembra un lavoro lento, in realtà molte volte se non hai la camera accesa sempre perdi il momento in cui la persona sta facendo quella determinata azione e magari non lo puoi più rifare come è stato fatto in quell'esatto momento, quindi per quanto mi riguarda la Canon R è un po' una camera per chi vuole fare ad esempio video pubblicitari, spot pubblicitari, cose del genere, quindi comunque dovete
adattare le vostre lenti da Canon F a Canon RF per quanto mi riguarda una buona macchina, ma io in questo video vi ho messo la Canon R, non la Canon RP, perché quanto mi riguarda la Canon RP costa circa sui 800-900 euro usata, però io ho messo l'R perché costa un pochino di più, quindi sui 1100-1300 euro, che sarebbe fuori dal budget, però se volete prendete la RP, però io vi consiglio molto più la R perché ha un pochino di cose in più e un po' di appunto cose migliorate rispetto alla RP. Ovviamente dipende da tutto quello che volete fare, se avete qualsiasi domanda scrivetemela nei commenti e sarò lieto di rispondervi come al solito. Ultima macchina di questa, appunto, di questo video è la Sony A7S2. Allora, parto col dire che questa macchina effettivamente o oggettivamente è già un po' vecchiotta, nel senso non da degli anni, perché ad esempio la Canon C100 è già molto più vecchia rispetto alla Sony A7S2. Però ragazzi, onestamente, per il mio tipo di lavori, per i miei tipi di lavori, quindi appunto come ho già detto prima, documentari, video musicali, spot pubblicitari, roba del genere, io non me la sento di prenderla, perché è una camera che comunque non ha una qualità eccelsa, è un file Sony, quindi potete lavorarci su un po', ma comunque diciamo che sono meglio altri file secondo me, però ovviamente dipende da tutto da quello che voi fate. Io onestamente non sono il tipo di ragazzo che prenderebbe una macchina Sony come una 7S3, come una 6400, come una, che cazzo ne so, come una 7R2, una 7R4, perché sono macchine, per quanto mi riguarda, sono camere che non sono pensate per il cinema, cioè almeno per quello che faccio, non sono pensate per la qualità estrema. Quindi su Sony io prenderei, se dovessi prendere una camera da cinema, quindi una camera professionale, prenderei ad esempio la minima macchina che mi viene a prendere è la FX3, quindi o la FS5, o la FX6, o la FS7, quindi che comunque le macchine APS-C io sicuramente ve le sconsiglio. Forse l'unica che vi posso consigliare è la 6400 o la 6300, perché secondo me le altre macchine sono o sovrapprezzate oppure sono abbastanza, cioè sono già state rimpiazzate da altre macchine. Quindi aspettiamo mamma Sony quando vuole di fare un upgrade di questa APS-C, perché per adesso l'unica macchina forse valida nel mondo dal punto di vista APS-C che è appena uscita la ZV10, ma onestamente cioè è come se fosse una 6600 con un po' di funzioni in meno e un po' di pulsanti in meno, cioè dipende un po' da quello che è il vostro tipo di lavoro. Io onestamente ve la consiglio sicuramente la ZV10 rispetto a macchine come la 6600. Per me la 6600 come la 6400 sono macchine, se comprate in questo momento, inutili, perché sono state rimpiazzate da tantissime altre macchine. Ovviamente sono comunque macchine buone, cioè fanno dei file molto buoni, ma per quanto mi riguarda comprarle in questo momento nuove o comprarle in questo momento a circa una cifra come 1000 euro, la 6400 come la A6000, come tipo la 6600, sono macchine per quanto mi riguarda un po' inutili. Ovviamente se dovete andare su un budget un pochino più basso vi consiglio la 6000, che comunque è la macchina entry level molto buona, ma una macchina che spendere 1300 euro per una 6600 per quanto mi riguarda è abbastanza inutile, perché comunque l'alternativa più economica, cioè una alternativa più economica, è appunto la ZV1 o la ZV10 se volete stare con una ottica intercambiabile. E appunto per quanto mi riguarda sono macchine che oramai sono obsolete per quanto mi riguarda. Detto questo ragazzi, spero che questo breve mica tanto video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo come al solito in un prossimo episodio di questa serie o un prossimo video. Ciao!